Ragazzi, come avete potuto vedere in questi ultimi video, sono in vena di cambiamenti all'interno della mia home gym. E oggi andremo a fare una modifica sostanziale a uno dei miei ultimi acquisti, ovvero la Chest Press, perché ho visto che ci sono dei dettagli che con il corso del tempo e l'usura del precedente proprietario sono venuti fuori, come dei graffietti, un po' di vernice che è andata via, insomma quei dettagli che ti fanno un po' storcere il naso e un po' triggerare, tra virgolette, rispetto a un tuo acquisto. Quindi, dopo essermi munito di bombolette e teli, voglio riverniciare questa macchina, ovviamente cambiando colore e rendendola praticamente nuova. Solo che va smontata, va portata fuori e va verniciata per l'appunto. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo questo piccolo lavoro di restauro. Allora, sono riuscito a portare tutti i pezzi fuori, a smontare tutta la macchina e come primo passaggio andremo a mettere questo scotch di carta su tutte le parti dove non vogliamo il determinato colore che andiamo a mettere. In particolare adesso andrò a dare una base antiruggine grigia per poi andarci ad applicare sopra il colore, quindi questo qui mi servirà adesso solamente per coprire eventuali adesivi o placche tipo della marca o altri adesivi che c'erano sulla macchina. Dopo aver più o meno scocciato tutte le parti delle braccia inizialmente, vado a dare appunto questa base. Allora ragazzi, dall'ultima clip è passata una giornata intera, in quanto non ho avuto più tempo di registrare e ho verniciato tutto quando c'era buio, quindi fare delle riprese era alquanto inutile. Quindi siamo già al lavoro ultimato, qui vedete un'anteprima delle braccia di questo macchinario, ma adesso la vado a rimontare abbastanza velocemente, la rimetto al suo posto e poi vediamo com'è venuta nel complesso la macchina nuova. Secondo me è venuto veramente un bel lavorino. Mi raccomando, prima di proseguire nel video, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e un commento se vi è piaciuta questa piccola opera di restauro. Finalmente ci siamo, dopo 2 giorni di lavoro la macchina è pronta, adesso però ve la faccio vedere un po' più da vicino nei dettagli per farvi vedere com'è venuta. Allora, il lavoro è completo. Spero vi sia piaciuto questo video e come è venuta fuori appunto la nuova macchina. Io sono particolarmente soddisfatto, ho fatto un po' di danni sugli adesivi con un po' di vernice perché erano molto difficili da, diciamo, mascherare, perché appunto hanno delle forme particolari e poi lo scotch non rimaneva molto attaccato alla superficie. Ovviamente è stato fatto con delle vernici a spray normali, quindi non, anche la resa magari in alcuni punti è un po' scadente perché comunque è una vernice a spray su una vernice a forno, diciamo quella originale, quindi andava secondo la procedura standard, doveva essere sverniciata e poi riverniciata con una base. Qui è stato fatto senza risverniciarla, quindi sicuramente anche il risultato ne ho un po' risentito, però tutto sommato non è male perché alla fine il mio intento era quello di mascherare l'usura del tempo, quindi principalmente graffi e vernice venuta via, quindi andando ad aggiungere un colore più scuro rispetto al giallo e ridando il nero nei punti giusti, alla fine la macchina è tornata abbastanza nuova, a parte alcuni particolari che però non mi fanno storcere più di tanto il naso rispetto alla condizione iniziale della macchina. Quindi con un intervento da poche decine di euro, perché alla fine 2 bombolette e poco più, e una giornata di lavoro, ma comunque si fa anche tutto in una giornata senza fare in 2 giorni come ho fatto io, sono riuscito a riportare a nuovo una macchina con un colore anche più consono rispetto alla mia palestra, perché se vi ricordate ho la parete di fronte a me rossa e la parete a destra nera, quindi alla fine si intona anche molto bene con quello che è il layout della mia palestra.
Detto questo, non mi resta che ricordarvi come sempre di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e commentare questo video. Sarà venuto un po' corto perché ovviamente non ho ripreso tutte le procedure, ma tanto alla fine era una semplice verniciatura, quindi non è che vada a costruire nulla, non ne ho le capacità ancora. E come sempre io vi rimando a vedere tutti i miei video vecchi e soprattutto gli ultimi usciti di aggiornamento dell'home gym, allenamento, daily vlog, insomma tutto quello che c'è sul mio canale. E come sempre noi ci vediamo in un prossimo video, sempre qua sul mio canale.